Allora, continuiamo a parlare di Francesco Cossiga, che sembra tornato a impugnare il piccone. Il senatore ha sparato a zero contro il governatore di Banca Italia Draghi e per farlo ha scelto Uno Mattina. Risultato? Al povero Luca Giurato! A momenti gli viene uno sciupun! Guardate come ha reagito, povero Luca, guardi, gli è mancata la parola. Oh, ma... non è normale. Il giornalista, tutto chiacchiere e congiuntivi sballati, ha la malaugurata idea di chiedere a Cossiga cosa pensi di Draghi. L'ex presidente usa la lingua come una sciabola. Stavo leggendo una tua dichiarazione molto dura contro l'ipotesi ovviamente Draghi presidente del Consiglio. Perché presidente Cossiga? Come mai? Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri chi è stato socio della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarne, quasi a imporne la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. È il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri: svenderebbe quel che rimane, Finmeccanica, l'Enel, l'Eni e certamente i suoi ex compaluzzi di Goldman Sachs. Mamma mia, che picconate! Cossiga ha proprio demolito Draghi e Giurato cerca subito di prenderne le distanze. Questa la dichiarazione ovviamente è tua, noi la registriamo perché certo le tue. Per carità, Presidente, era ma una precisa. Da quanti anni ci conosciamo? Ma figurati, Presidente. Ma io mi sono sempre assunto la responsabilità. Presidente, era una precisazione quasi superflua.